L'8 novembre scorso Rossini TV accendeva le sue telecamere su un problema di incuria segnalato nella principale strada della frazione pesarese di Casebruciate. In questi giorni, dopo mesi di attesa, è iniziata l'auspicata manutenzione del verde con intervento di ripulitura di un terreno di proprietà dell'azienda sanitaria territoriale e del relativo stabile ridotto a rudere riconducibile alla regione. Sul tema si attivò fin da subito la consigliera regionale Michela Vitri e dopo vari solleciti, da ieri è iniziata la bonifica attorno al rudere, trasformatosi in questi mesi in un nido di rovi e sterpaglie, divenuto rifugio di topi e arrivato a coprire il guardrail della strada. Ho informato l'azienda sanitaria territoriale, abbiamo scoperto che questo terreno è stato affittato ad un privato della zona che però inizialmente si rifiutava di provvedere all'ordinaria manutenzione. Quindi dopo diversi solleciti finalmente l'azienda sanitaria mi ha comunicato che proprio questo lunedì sono iniziati i lavori di manutenzione, di pulizia e sono andata a verificare io stessa, ho visto che finalmente è fermato il decoro in quel terreno. Rimane però, oltre alla manutenzione ordinaria, che è un dovere per qualunque pubblico e privato, il tema dell'immobile lasciato in stato di degrado. Si tratta di un immobile che era stato donato alla regione da Fedele Salvatori e che potrebbe ospitare anche degli uffici, degli ambulatori. Comunque è un immobile importante di proprietà dell'azienda sanitaria che non è stato preso in considerazione per essere riqualificato grazie ai fondi PNRR e quindi io penso si sia persa un'occasione importante. Ad esempio mi sono permessa di dire che poteva essere un immobile adatto ad ospitare la centrale operativa territoriale che viene interamente finanziata con fondi PNRR. Ancora l'immobile è lasciato in stato di abbandono, quindi sollecito la regione a non trascurarlo, a farsene carico, a valutarlo per una riqualificazione adeguata e probabilmente anche per ospitare uffici e ambulatori.